qualche riscontro, qualche nota positiva. Ricordiamo Maria Vittoria, sentiamo. Ciao Maria Vittoria, ho saputo che ti hanno contattato delle persone per chiedere aiuto per quello che avevi detto, avevi fatto, e di questo siamo molto contenti, perché l'alternativo vuole arrivare qua, cioè vuole darvi un'indicazione in più per farvi arrivare al vostro sogno, o nel caso di Maria Vittoria uscire dal vostro incubo. Bene, allora iniziamo subito anche con qualcosa di un po' particolare come selezione musicale. A me piacciono tantissimo, anche se il brano è vecchio, io vi dico solo guardateli, ascoltateli, loro sono i Tool. Prisoner Sex era, credo, di un clip di 3 anni fa. A voi, Tool. We'll be right back.
iniziativa. Allora, eccoci con il nostro ospite della serata, Giuseppe Gavazza. Ciao Giuseppe. Allora, come ti ho già detto prima, la nostra mission è dare delle indicazioni per raggiungere i propri sogni. Allora, spesso mi sono sentito dire, ma che lavoro fai? Il musicista. No, dico il lavoro. Ma il lavoro qual è? Ecco, adesso non voglio andare sui luoghi comuni, insomma, io volevo dare un esempio, perché so che tu comunque fai il musicista, il tuo lavoro è il musicista e comunque ci vivi, cioè questa è la tua vita. Sì. Ecco. E devo andare avanti, cioè un passo step dopo che forse non conosci, dice, ah, fai il musicista, ok. E fare quello che faccio il compositore, ah, cosa suoni? Ovviamente io scrivo, cosa suoni? Ovviamente io scrivo musica, ma non suoni niente, cioè sì, suono, però insomma, non suono. Sì, abbiamo visto, cioè io mi sono andato a sbirciare un po' quello che trovavo in rete di tuo, poi ci vediamo un paio di cosine, però io so almeno il mio percorso, visto che anch'io dovrei essere musicista, non è magari il mio lavoro, però io sono musicista, però... Non è una cosa che viene riconosciuta se non hai proprio il timbro postale. E invece, comunque, sicuramente sono riconosciuti tutti gli scamotage per arrivarci a questo obiettivo. Ossia, tu sicuramente hai avuto altre indicazioni dai tuoi parenti, genitori, insomma, volevano che tu facessi musicista? Non volevano, nel senso che non volevano. Non hanno pensato, non sono partiti pensando che io fossi un musicista. Poi, un po' per caso, cioè, devo dire, non sono sfatando magari la leggenda che tutti i musicisti a 3 anni dicono io farò musicista, si mettono lì, provano il pianoforte, dopo 2 mesi fanno benissimo. Io sono arrivato a un'età venerabile per la musica, quindi a 15-16 anni, e la musica non sapevo cosa fosse. È capitata l'occasione di avere un insegnante di musica, però abitavamo in un paese, non abitavamo con l'altro di Canelli, che i miei colleghi sono farmacisti. Lo conoscevano perché nel paese era il maestro di musica, insegnava la batteria, l'organo elettronico, dirigeva il coro, componeva, sono queste figure di musicisti di tour. E ho detto, vabbè, se io con mia sorella Luisa, se volete potete cominciare a studiare qualche strumento, abbiamo comprato un organo elettronico, una batteria, ci siamo messi un po' a strimpellare, a suonare, eccetera. E circa un anno dopo, parlando con il maestro, cioè, un po' per volontà e passione mia, un po' perché lui diceva, io ancora studiavo al conservatorio, ho detto lui, sì, secondo me può avere il talento, facevo anche il liceo. Può far domande, iscriversi, mi sono iscritto a composizione perché mi interessava comporre, perché per buon senso a 17 anni non entri a studiare uno strumento in conservatorio pensando di fare lo strumentista, è un po' come gli sport, perché uno a 16 anni dice Wimbledon, se no non fa il tennista, però è un po' così, cioè se vuoi fare lo strumentista incominci da giovane, cioè non incominci da strumento. Poi mi interessava più l'approccio, così diciamo, intellettuale, concettuale, eccetera. Tu componi comunque, ma componi anche tante cose, adesso poi andiamo avanti e io ho saputo di cioè, ho visto delle vele in mezzo alla campagna, vele di barca, lì sì, non è del tutto, le vele non è tanto merito mio, ma di una hai seguito questo tuo amico, insomma, sì. Tu prendi, io so che tu comunque prendi parti, dischi, cioè componi anche un pochettino la tua vita, se vogliamo, sì. A pochissimi riesce a imitare questa cosa qua. Io vivo di insegnamento, Tu vivi? Io vivo di insegnamento, rassicurandomi, recentemente mi è capitato di essere con un amico fotografo in un bar, e la gente era carina. Eravamo insieme, lui era conosciuto, c'è anche il suo amico fotografo, solita scena, no, sono musicista, musicista, si può cosa fare, un compositore, fa, ah, e cosa suona? Il compositore insegna, ah, ma non è un insegnante, si è assicurata, l'ho sentita molto bene, in effetti è vero, cioè, io vivo di insegnamento, io vivo di insegnamento in conservatorio, insegno composizione, e quindi la fortuna è che il conservatorio ti dà il tempo libero di dedicarti alla musica, e quindi nel tempo che non è impegnato per l'insegnamento faccio quello di
diciamo faccio quello che voglio. Senti, ma questo Eugenio Pini. Eugenio Pini, saluto, è lì? Sì, sintonizzato in terminale, ovviamente penso che sia di quello, ma è il fotografo. Non è un altro. Ciao Eugenio, allora, quindi... E a che fare con la musica? Gli ho prestato il mio violoncello. Suonano Eugenio. Non trascurare. Ciao Eugenio. Gli strumenti vanno suonati. Allora, quindi, questa... Io ti vorrei adesso far sentire un gruppo che è entrato da poco in Jam Project, che conoscerai, la nostra organizzazione, che insomma tua sorella Luisa Gavazza cura l'ufficio stampa, sito e quant'altro. E questi sono strani. Per te sarà quasi una cosa normale, però i nostri amici forse no. Allora io volevo lanciare subito, hanno un nome visto che sono di Londra, Amun Shaker, allora la loro particolarità è che sono due, ma in qualche modo riescono a fare tutta una band. Lanciamo Amun Shaker da Geto Project, se volete vedere qualcosa in più, www.getoproject.com. It's Christmas with Amun Shaker. It's a bit late.